Si chiama Giuliano Mari, in arte Zio Buio, un clown di corsia ed ha anche una grande passione, quella per il cammino. Siamo collegati via Skype con lui per conoscere che cosa ha in cantiere per i prossimi mesi. Ciao Zio Buio, benvenuto. Ciao Paola e ciao a tutte le persone che ci ascoltano. Allora, una passione per la clown therapy, quindi portare il sorriso nei reparti dove ci sono i bambini più piccoli e soprattutto una passione, quella per il cammino. Hai pensato di unire queste due cose per dare vita a un progetto. Di che si tratta, zio Buio? Aspetta che mi vesto, ecco. Eccolo qui. Sono diventato zio Buio. Bene, Allora, bene. io ho due passioni, come hai detto giustamente tu. Una è quella della clown terapia e l'altra è quella di camminare. Cammino sui cammini antichi, su quelli che già da 1000 anni i pellegrini percorrevano per andare a San Jacopo di Compostela, per andare a Roma, per andare a Gerusalemme. Queste due passioni mi hanno spinto a pensare che camminare tra le corsie degli ospedali e camminare lungo gli antichi sentieri hanno molte cose in comune. Perché se io immagino la vita come un libro e su ogni pagina di questo libro noi viviamo. Io vivo sulla mia pagina e la mia pagina ho i miei interessi, i miei affetti, la mia famiglia, il lavoro. E questo mi dà sicurezza e sto lì e ognuno di noi sta sulla propria pagina. Qualche volta ci viene in mente di vedere, di curiosare, di andare a vedere cosa c'è oltre il bordo, però qualche volta la paura dell'incognito, il salto nel vuoto. Non ce lo fa fare, quindi rimaniamo sulla nostra pagina perché questo ci dà sicurezza. Però, È vero. quando si cammina tra le corsie degli ospedali, oppure quando si cammina sulle antiche vie, tu per forza devi uscire dalla tua pagina della vita e devi entrare, come ospite in punta di piedi nelle pagine di altre persone e vieni a contatto con universi sconosciuti, con persone che non avresti mai avuto modo di conoscere, persone che non avrebbero mai avuto modo di scrivere sulla tua pagina. Questo vuol dire conoscenza e conoscenza, secondo me, vuol dire crescita. Quindi, mettendo insieme queste due cose, io ho pensato a un progetto, ho pensato di camminare su una antichissima via, è una via che addirittura i romani costruirono per raggiungere Gerusalemme, si chiama Via Egnazia e parte da Durazzo in Albania e attraversa Albania, Macedonia, Grecia, Turchia. Io questa volta mi fermerò a Istanbul. Durante il mio percorso, per dare visibilità non solo alla mia associazione, perché il concetto di clown terapia è un concetto troppo grande per essere racchiuso dentro il nome di una sola associazione. Anche se io sono molto orgoglioso di far parte dell'associazione Dutour Clown di Dutour Milano. Clown, come si dice a Milano, vorrei ricordare subito il vostro sito internet, clown, scritto proprio così, clown, come si pronuncia, milano.it, per chiunque volesse avere informazioni. Ci tenevo, Giuliano, a sottolineare e a ricordare appunto il nome del vostro sito Esatto, internet. Sì. e ti ringrazio di questo. E quindi io camminerò per circa 40 giorni, perché grosso modo sono questi i giorni che servono per percorrere. Tra maggio e giugno, questi mesi che ti sei prefissato. Io penso di partire il 20 di maggio, perché il 19 di maggio in 40 città italiane ci sarà la giornata del naso rosso. Cioè i clown della nostra associazione andranno nelle piazze, incontreranno la gente, faranno conoscere le cose meravigliose che i clown della clown terapia fanno negli ospedali, con i bimbi, con gli anziani, con chi non sta bene, chi non avrebbe
con chi non avrebbe assolutamente voglia di stare lì, ma purtroppo ci deve stare. E quindi dopo questa giornata meravigliosa, il 19 di maggio, il 20 io penso di partire e ci vorranno grosso modo 40 giorni per arrivare fino a Istanbul, perché sono circa 1100 chilometri. Sarà un cammino in solitaria, non sarai accompagnato da nessuno, Giuliano, in questa avventura, in questo progetto che hai chiamato Un naso rosso nel sole, appunto, che unisce la tua passione per la clown therapy ad un'altra passione che è quella per il camminare. Sì, sarò da solo e ognuno intende, non voglio dire che come intendo camminare io sia il modo migliore, è il mio modo. E perché mi piace camminare da solo? Te lo spiego subito, perché facciamo un esempio, se io e te Paola decidessimo di fare un cammino, alla fine è gioco forza che io parlerei con te, tu parleresti con me, parleremmo tra di noi e formeremmo quasi una cellula impermeabile a quello che succede all'esterno. Se invece io vado da solo, tutti i miei sensi, l'udito, la vista, tutto è pronto a recepire quello che il cammino mi propone. Io È la vero. intendo in questo modo. Non è che non mi piaccia stare con le altre persone, anzi, quando poi alla sera arrivo nei posti dove finisce la tappa giornaliera, se trovo qualcuno che ha camminato, mi piace condividere con queste persone che hanno camminato, anche con chi non ha camminato, mi piace condividere quello che ho sentito, quello che ho visto, quello che ho provato, è bello questo. Però la mattina dopo mi piace rimettere il mio zaino e andare via da solo, perché questo è il mio modo di. E questo è il modo che intendo perché io possa camminare sulla strada, ma il cammino possa camminare dentro di me. E E questo è un po' il quando. senso vero anche del pellegrinaggio, che molte volte è fatto anche in gruppo. E però ci sono dei momenti in cui ne ho ascoltate tante di testimonianze come la tua di camminatori, di persone che hanno fatto il cammino di Santiago, la via Francigena. Ci sono dei momenti che però ognuno cammina da solo, vuole ascoltarsi. Questa è la frase che molti mi hanno detto, il bisogno di stare da solo e di ascoltare me stesso. Hai Immagino sia detto così. una cosa giusta, perché quando qualcuno mi chiede, qualcuno mi dice io farò un cammino, andrò a camminare, io gli dico sempre che guarda, ti farai un regalo bellissimo, perché il tempo che tu deciderai di dedicare a camminare sarà tempo che tu deciderai di dedicare alla persona alla quale tu devi volere più bene di tutti, e sei te stesso. Se tu ti vuoi bene e se tu stai bene con te stesso, tu starai per forza bene con gli altri e non sarai mai, mai, mai solo. Questa Esatto. è una cosa che io ho provato sulla mia pelle e che io auguro alla gente normale, un giorno provi ad alzarsi dal divano, a mettere un paio di scarpe comode, a prendere uno zaino mettendo solo le cose essenziali, perché sono solo le cose essenziali quelle che servono, e uno si rende conto che sono veramente pochi, si mette lo zaino e con le sue belle scarpe va e vedrà che avrà dei risultati incredibili, fantastici, meravigliosi. Allora, Tornando a. ricordiamo il progetto di Giuliano in arte Zio Buio, Un naso rosso nel sole, un progetto che unisce la clown therapy alla passione che ha Giuliano del camminare. E percorrerà tra maggio e giugno l'antica via Ignazia, che da Durazzo in Albania attraversa la Macedonia, la Grecia, la Turchia, fino ad arrivare a Istanbul, meta finale, meta conclusiva di questo tuo viaggio. Ricordo anche che esiste questa associazione, questa grande famiglia che unisce i Dottur Clown, clownmilano.it, lo ribadisco così come scritto, si pronuncia clownmilano.it, e speriamo che tu possa davvero raccogliere, caro Zio Buio, tanti tanti fondi per portare avanti questi progetti di clown therapy, per portare il sorriso nei reparti e per sollevare, almeno per qualche minuto, per poche ore, i bambini e gli anziani, le loro famiglie, coloro i quali hanno bisogno di un sorriso. Certo, e quello che mi piace dire è che io farò questo percorso portando il naso rosso dei clown sulla Ecco. faccia,
Così. Ed è anche molto utile ricordare che Dutour Clown è uno sponsor filosofico di questo progetto, perché il progetto si autofinanzia, cioè io avrò la possibilità di utilizzare il naso, di dire Dutour Clown, eccetera, eccetera, però è un progetto che si autofinanzia. Per cui se qualcuno è interessato a partecipare, a contribuire a questo progetto, mi può trovare sulla mia posta elettronica, zio.buio@gmail.it, oppure sul mio telefono cellulare, qualcuno è interessato, magari in reputazione glielo possono anche dare. Va bene, allora facciamo in questo modo, i nostri amici telespettatori potranno tenere come riferimento il vostro sito internet ma anche la nostra redazione. Se qualcuno fosse interessato mi preoccuperò io personalmente, caro Giuliano, a mettervi in contatto. Grazie ancora per essere stato con noi, buona Clown Therapy e soprattutto buon cammino. Grazie, a presto, ci risentiremo magari Grazie dopo giugno per sapere com'è andata. Grazie, un abbraccio, zio Buio. a voi, un abbraccio Grazie. a voi, grazie.